Come che dobbiamo avvisare, Mauro? Aspettare. Il vento e accarezza le barriere. Arriva un brivido e ti trascina via. E sciogli in un abbraccio la follia. Voglio sentirvi tutti. Yeah.
kills me, makes me feel. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi di Murinvita che hanno voluto fossi io ad esserci in questa cerimonia d'avventura. Ringrazio loro perché sono l'orgoglio del nostro paese, questo lo vorrei dire, lo vorrei ricordare. Sono dei ragazzi che fanno tutto, danno tutto loro stessi e ci guadagnano niente, quindi meritano tutto il nostro appoggio, meritano un fortissimo applauso che dovete fargli. E con questo faccio un fortissimo in bocca al lupo a tutti coloro che giocheranno in questo torneo di beach volley e vi ringrazio ancora e vi saluto, ciao! Buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere qui, scusate il ritardo, però insomma come sapete c'è sempre qualche imprevisto dell'ultimo momento, proprio in virtù di questo ritardo, per il quale chiedo scusa soprattutto ai ragazzi che devono scendere in campo e che sono qui da un po', saremo molto brevi. Intanto questa è la seconda edizione del torneo di beach volley, evento patrocinato dal comune di Muro Lucano, e proprio a nome del comune di Muro Lucano abbiamo il sindaco Gerardo Mariani che ci teneva a fare un saluto, prego sindaco. Grazie a Maurizio, buonasera a tutti e buon divertimento. Siamo alla seconda edizione. Spero che questo continuerà negli anni e che i ragazzi aumenteranno sempre di più alla partecipazione di questa manifestazione. C'è bisogno di tutti. Tutti dovete partecipare, dobbiamo fare una grande squadra e innanzitutto c'è bisogno della collaborazione, della unità di tutte le associazioni, di ogni ordine e grado. Il mio desiderio è vedere una manifestazione con tutte le associazioni, messe l'una vicino all'altra e fare una grande manifestazione per l'orgoglio del nostro paese, per il vostro orgoglio di essere murisi, per dimostrare che questo paese, questa città può fare di più, sempre di più. Avanti, avanti, avanti. Il motto è resistere, resistere, resistere con questi tempi. Avanti, auguri e orgoglio di tutti. Bene, grazie al sindaco, sarò brevissimo anche io, ci tengo a dire due parole a nome del gruppo. Questo è un evento che al secondo anno, così come al secondo anno è la nostra associazione, un'associazione che cresce, eravamo 38 l'anno scorso, siamo 52 quest'anno, a testimonianza della bontà, insomma, degli sforzi che comunque facciamo, e lo facciamo perché crediamo nella necessità di instaurare un network del quale devono far parte ovviamente le associazioni, quindi in questo caso Muro in Vita, poi le istituzioni, le imprese e i cittadini, solo così possiamo pensare di fare il bene della collettività, da soli non avremmo potuto fare nulla. Ecco perché voglio fare un grazie sentito insomma al comune per il patrocinio e per la disponibilità, all'ufficio tecnico nella persona di Michele Mangone che si è messa a nostra disposizione, ma ovviamente a tutto l'ufficio tecnico, un ringraziamento ai vigili urbani, poi 38 volte grazie a Pasquale Cardone, all'impresa Cardone Costruzioni, perché
è stato meraviglioso, mi ha sopportato, io meritavo le botte, lo so, però lui è stato fantastico con me, ovviamente con tutta l'associazione, un grazie all'Ecological System, in particolare a Gianluca Fezzoli, un ragazzo straordinario che si è una disponibilità unica, lo dobbiamo ringraziare, grazie anche a Vincenzo Angelicchio, persona straordinaria, da sempre al nostro fianco, sempre super disponibile, un grazie a Domenico Lepore, anche lui meraviglioso con noi, a Pietro Cerone, alla Pellicano Verde e tutti i cittadini che hanno dato una mano in questi giorni. Questo non sono ringraziamenti di rito, ma sono ringraziamenti davvero di vero cuore. Poi un grazie lo dobbiamo ai nostri sponsor, ovvero all'Agriturismo La Bontà, al ristorante Il Casereccio, all'Acquaviva, alle Colline e a Marcone. Grazie anche ai ragazzi di MGC Service, guardate, sono giovanissimi e sono sempre in prima linea, sempre più professionali, migliorano di anno in anno, segno che a Muro, insomma, il capitale umano c'è. Poi volevo rivolgere un grazie personale a tutti i soci di Muro in Vita, perché sono una persona insopportabile, lo sono stato ancora di più in questi giorni, però io avvertivo un po' anche la pressione in virtù del ruolo che ricopro e quindi gli chiedo scusa, ma mi dovranno sopportare ancora un po', perché poi c'è l'edizione, la seconda edizione di Borgo in Vita, e anche lì ci sarà tanto lavoro da fare. Colgo l'occasione per ricordarvi che 8, 9, 10 agosto saremo ancora al Pianello per la seconda edizione di Borgo in Vita. Chiudo dicendo, parlavo della collaborazione tra imprese, cittadini e amministrazione. La collaborazione che vi chiediamo qual è? Ci vedete tutti con queste pagliette in testa, questo è il gadget del 2014, ci piacerebbe, non dico vedervi tutti con la paglietta in testa, ma quasi. Con 5 euro potete contribuire all'organizzazione delle nostre manifestazioni, lì c'è uno stand con pagliette e panini di alta qualità con prodotti rigorosamente selezionati. Qualcuno ci ha chiesto le pannocchie non le abbiamo, però vi promettiamo che al Pianello ve le faremo trovare. Grazie a tutti e speriamo che siano 2 settimane di notti magiche. Grazie.